Maglia giallo-blu, ovviamente. Con la divisa di casa, Brescia maglia bianca. Bello ingresso in campo. In compagnia di bambini e bambine. Supporto. Foto di rito per quanto riguarda le padrone di casa. Andiamo a vedere anche a disposizione di Mister Pacchiera. Ci sono Termentini, Bursi, Casellato, Giai, Quazzico, proprio Rognoni di cui abbiamo fatto il focus all'inizio partita, Croin, Fanny Kaiser e Giulia Bison. Queste le ragazze a disposizione di Pacchiera. Fischio che arriva adesso, allora siamo dentro con Hellas Verona Brescia. Padrone di casa che muovono questo primo pallone sulla sinistra. Subito con lo scatto di Pellinghelli che prova ad andare in profondità. Pallone recuperato, quindi si può andare con il cross da parte di Peretti, stavolta molto più profondo. Pallone che sbuca sul secondo palo, il tiro stampato sulla traversa, la prima emozione del match, targata Hellas Verona. Prosegue di questo calcio d'angolo. Adesso continua con questo pallone dentro, il colpo di testa di Meneghini, porta in vantaggio l'Hellas. Minuto 9, dopo aver colpito la traversa, sblocca la partita la squadra di casa. L'aveva costruita bene. Il cross pennellato di Rachele Peretti, si fa trovare in area di rigore Meneghini, la dedica della maglia giallo-blu a partire dall'area piccola. La palla dentro, ancora il colpo di testa, il 2-0 dell'Hellas che sfrutta i calci d'angolo a favore. Colpo di testa questa volta dovrebbe essere stato di Semanova. 2-0 alla Sverona. 12° minuto. Cambio di campo a cercare Yolman che mette un pallone buono in area di rigore e la parata da parte di Shore in uscita era tutto buono. Non c'era fuorigioco. Miracolo da parte della numero 1. In precedenza la squadra di casa, vediamo se ripropone qualche schema adesso. Stavolta partono tutte da fuori, la palla lunga sul secondo palo a cercare Anghileri. C'è stato l'intervento da parte di Lugli che rimane a terra. Inchina. Ci sono anche altre soluzioni. In mente si è ripreso a giocare con questa girata da parte di Lotti che trova a chiudere sul secondo palo. Ancora Hellas avanti, Pellinghelli centrale per Anghileri. Apertura su Semanova che si presenta in area con il destro. Ha cercato la potenza, si è staccata sulla sinistra, la palla per Anghileri. Finta il tiro, poi grande imbucata dentro per Semanova, si alza la bandierina. Anzi era Pasini. Anticipo secco da parte di Lotti. Poi il tiro dalla distanza, il super gol dell'Hellas Verona. Arriva il 3-0, beffata Lugli da questo destro improvviso. Che oggi non è riuscita a fornire una prestazione convincente. Benissimo, invece la squadra di Pachera che si avvicina al derby con il Chievo nel miglior modo possibile. Con una vittoria netta.